viene fuori che George Weah era tifoso juventino, il suo sogno era quello di giocare con la Juventus, quindi che figata, no? Che figata il fatto che lui non sia mai, perché il destino a volte fa questi scherzi, lui non sia mai riuscito a coronare il suo sogno, ma adesso il figlio sta per provarci, per avere la possibilità di provarci e chi lo sa, magari ritagliarsi un posto importante all'interno della Juventus. Non hai mai visto niente di così fresco su YouTube. No, di così fresco, no. Non hai mai visto niente di così fresco sulla Juve. Stay home mode is on. Buongiorno Juventini del mio corazon, how you doing? Come state? Come state? Soprattutto I'm back dopo una piccola pausa che ci voleva perché dopo una stagione così difficile e a livello di energie, devo dire, così dispendiosa come quella che è stata l'ultima stagione appena finita, quella trascorsa, ci voleva per ricaricare le energie un po' di break, un po' di pausa, pensieri positivi come sempre, perché il vostro Andrea Stay Calm da New York non manca, soprattutto nei momenti in cui c'è bisogno di mantenere la calma, signori, perché questo è successo in questo breve periodo in cui non ci siamo sentiti, non abbiamo parlato di Juventus. Questo è successo, cioè che continua la nostra tifoseria altalenante a seguire quelle che sono le voci, no? Un giorno si dice una cosa, un giorno se ne dice l'altra, e a seconda di quello che è l'argomento, comunque quello che vende di più è sempre l'ansia e la preoccupazione. Quindi in un momento può essere giunto, lì si libera, non si libera, arriva, non arriva, ma sta facendo lo stesso il mercato della Juve oppure no? Giuntoli al Paris Saint-Germain, disperazione, disperazione totale, perché Giuntoli ancora non è ufficiale, anche se quello che si dice, quello che sono le voci, è che stia già praticamente con un piede a Torino o già lavorando insieme a Manna su quello che è il mercato della Juve, che anche come il tema Giuntoli è stato fino a questo momento un tema molto dibattuto dalla nostra tifoseria. Uno, perché è andato come un diesel, diciamo che ha cominciato molto molto lentamente, no? E il primo colpo è stato quello dell'altro ieri di Adrien Rabiot, che nessuno avrebbe mai scommesso, però effettivamente ha rinnovato con la Juventus. Quello che potete dire, quello che volete, no? Può piacervi, può non piacervi, potete essere stimatori di Rabiot, nel senso che lo vorreste sempre titolare nella vostra formazione o meno, però non c'è alcun dubbio dal mio punto di vista nel dire che Rabiot è stato il centrocampista migliore della nostra formazione degli ultimi 2 anni, dell'ultima stagione sicuramente, è stato quello che ha tirato un po' la carretta, come si suol dire. Quindi Rabiot il primo colpo di questo mercato juventino per la prossima stagione. Ci avremo da parlare di quello che significa poi per tanti, e cioè che lui rinnova perché è consapevole del fatto che Allegri, Mister Max Allegri, resterà ancora un anno sulla panchina della Juventus, a malincuore di tanti disperati che già da tempo avevano promesso che avrebbero smesso di seguire la Juventus nel momento in cui a fine stagione Allegri sarebbe stato ancora sulla panchina della Juve. Questo tuttora, devo dire, non è successo, e continuano a sbattersi, a urlare, insultarlo in tutti i modi. Nonostante questo, sembra che abbia che abbia rinunciato anche a dei contratti milionari dall'Arabia, no? Quando dicevano che era attaccato ai soldi, che non voleva lasciare la Juve per una questione di soldi. Invece quello che sembra è che Max Allegri non ci sta ad andarsene da sconfitto,
non ci sta e dal mio punto di vista non è una questione di denaro, ma piuttosto una questione del voler dimostrare da vincente di essere in grado di raddrizzare la situazione. E che cosa gli vogliamo dire? Io personalmente rispetto molto la sua scelta, anche perché io ero uno di quelli che sarebbe stato pronto a scommettere che Allegri il prossimo anno non sarebbe stato sulla panchina della Juventus. Però che cosa vogliamo dire a questo allenatore? Io personalmente rispetto, grossa stima, ovviamente finché è l'allenatore della Juventus sarà sempre, potrà godere sempre del mio appoggio e sostegno, amore incondizionato, e soprattutto dimostra di avere due attributi belli, belli grossi, perché Allegri sa perfettamente quella che sarà l'atmosfera intorno alla squadra anche il prossimo anno, anche nella prossima stagione. Nonostante questo, lui decide di andare avanti, di portare avanti il progetto nella speranza appunto di potersene andare poi da vincente, no? O perlomeno con un'altra idea da parte del popolo che adesso lo sta additando come il male del calcio, come la cosa peggiore che potesse succedere alla Juventus. Quindi queste le prime novità, diciamo. E ieri l'acquisto di Thuram, di Timothy Thuram, questa è stata una grande scoperta, signori. Non tanto il giocatore, che nel senso è un piacere, no? Io ho visto, non posso dire di conoscerne le qualità, al di là di quello che ho sentito i miei amici raccontare. Ho visto un paio di partite al mondiale in cui effettivamente ha dimostrato di avere certe capacità atletiche molto importanti, e la disponibilità soprattutto a mettersi in qualsiasi ruolo gli venga chiesto, prevalentemente proprio per quella che è la sua che sono le sue capacità fisiche, prevalentemente sulla fascia, un po' più d'attacco come terzino, diciamo, però che può giocare a destra, può giocare a sinistra, e che evidentemente sarà un modo per rimpiazzare il Panita Quadrado, che purtroppo lascia la Juventus e non sarà più dei nostri. Grande notizia questa di Thuram, grande scoperta, non tanto il giocatore e la felicità di avere una nuova faccia che veste la maglia della Juve, 23 anni, pure giovane, ma quanto scoprire che il padre, George Weah, acerrimo nemico si fa per dire, perché non è che George Weah fosse un Materazzi o uno che si è mai sbilanciato da anti-juventino in maniera chiara, ma viene fuori che George Weah era tifoso juventino, il suo sogno era quello di giocare con la Juventus, quindi che figata, no? Che figata il fatto che lui non sia mai, perché il destino a volte fa questi scherzi, lui non sia mai riuscito a coronare il suo sogno, ma adesso il figlio sta per provarci, per avere la possibilità di provarci, e chi lo sa, magari ritagliarsi un posto importante all'interno della Juventus e di conseguenza all'interno della storia del campionato italiano, che visto che siamo già arrivati alla fine del video, dico che ne sarà del calcio italiano, non lo sappiamo. Ci hanno fatto credere che eravamo in una specie di rinascita, no? Delle grandi squadre italiane che erano arrivate in finali europee per poi purtroppo non portarle a casa, però abbiamo visto quello che è stato il trattamento e quello che sono state anche le prestazioni, perché poi si parla solo del VAR, ma abbiamo visto quelle che sono state le prestazioni dell'Under 21 e della nazionale italiana. Quindi
il calcio italiano va avanti come una mongolfiera bucata che piano piano scende, affonda e che prima o poi dovrà toccare terra. Quindi noi da spettatori continuiamo a sostenere la Juventus. Io personalmente non mi dimentico di niente, sto preparandomi psicologicamente, caricandomi per la prossima stagione, perché non mi importerà, come sempre, di tutti gli altri discorsi che ci sono intorno, ma quello che mi interessa è semplicemente il campo e cercare in tutti i modi di andare avanti e fare più punti possibili, e il resto solo il tempo ce lo saprà dire, perché c'è ancora Agnelli che va avanti con il suo processo, stiamo aspettando i risultati dei tribunali europei per quello che riguarda la Super League, e nel frattempo sono uscite le voci di questa specie di Super League araba che dovrebbe coinvolgere le squadre che rimangono fuori dalle competizioni europee. Ovviamente ancora c'è il dubbio per la Juventus, appunto, di parteciparvi il prossimo anno, e anche Ceferin sembra sempre più instabile, quindi vediamo un po' tra questi poteri arabi, americani e i vecchi del potere UEFA, del potere FIFA, del potere europeo, Infantino, eccetera, chi ce l'avrà vinta. Detto questo, signori, dopo tutto questo tempo non faccio che lasciarvi con le solite tre regole: stay fresh, stay crispy, e anche quando sembra che Giuntoli non arrivi mai perché De Laurentiis non lo lascia, eccetera, eccetera, stay calma. Ciao belli.